Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Dal 6 di novembre l'Italia è divisa in zone, rischio moderato, alto, altissimo. Il DPCM è attivo, molte regioni sono in lockdown, 4, dove le persone non possono uscire di casa né di giorno né di notte e anche tutti i negozi sono chiusi. Quindi siamo entrati in questa sorta di strano regime imposto dall'ultimo DPCM, mentre Vittorio Sgarbi se ne va a cena di sera in 20 contro la dittatura fascista, dice. E così la sua disobbedienza civile continua. È a Fano a cena con 20 persone, bene oltre l'orario di chiusura dei locali imposto dal DPCM di Conte. Beh, le zone rosse sono un regime di semi-lockdown, o forse è meglio chiamarlo lockdown. E Vittorio Sgarbi si è reso protagonista in più di un'occasione di episodi di pacifica disobbedienza civile. Beh, però dobbiamo dire che lui è un deputato della Repubblica. Che cosa vuole dimostrare con queste cose che fa? Qual è l'intento? Negare il virus? No, Sgarbi non è un negazionista. Negare che la mascherina sia utile? E non è neanche quello, perché lui comunque dice che non va usata in luoghi dove è ovvio che non si utilizzi, come ad esempio andare da soli in macchina, correre in un parco da soli. Però tra quello e organizzare la cena di 20 persone alla tavolata, come l'ultima che ho visto dove nessuno aveva la mascherina, realmente lui magari si mischia con i negazionisti non essendolo. Realmente a questo punto mi viene da pensare che sia solo ed esclusivamente protagonismo essere al centro dell'attenzione, far parlare di sé. E cosa c'è di meglio per far parlare di sé questa pandemia? No? Perché in occasioni cosa potrebbe fare Sgarbi? Visione a dire capra cose, ma pandemia per mettersi controcorrente, mettendosi corrente trova il favore di tanti negazionisti, di tanti complottisti. Quindi, secondo me, lui da persona intelligente qual è, si sta mettendo dalla parte di quello che è il sentire comune, il buon senso, solo per far parlare di sé, per avere articoli. Io credo che questa sia l'unica realtà. E poi dice: siamo una ventina di persone dentro a un ristorante in via San Francesco d'Assisi a Fano e stiamo mangiando tranquillamente, ma fuori è pieno di carabinieri. Forse hanno fame anche loro, dice Vittorio Sgarbi, commentando la presenza delle forze dell'ordine all'esterno del ristorante, come accade quando un esercizio viola il DPCM in atto. In questo caso la norma del coprifuoco. Le Marche infatti sono state inserite dal governo in zona gialla, ossia quella più tranquilla dove c'è il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino, ma ristoranti e bar hanno l'obbligo di chiusura per il servizio al tavolo dalle 18 alle 5 del mattino e possono fare solo servizio da asporto o consegna. Il servizio dell'asporto è fino alle 22, ma consegna a domicilio senza limiti temporali. Ho trovato un ristorante che ha messo a disposizione il suo locale perché è privato della sua libertà. Sono qui con il mio amico, il produttore Giulio Borgognoni e altri per fondare un nuovo partito politico che chiameremo Virus, dice Vittorio Sgarbi. Sul motivo per il quale è stata organizzata la tavolata, ha dichiarato: vogliamo mandare un messaggio a chi ci ha privato della nostra libertà, che siamo la resistenza contro una dittatura fascista. Dopo andremo a San Marino, dove potremo vedere in tempo reale che lì si può mangiare, tranquillamente. Beh, come vi dicevo,
solo il fatto di dire di essere lì per fondare il partito virus è una vera e propria pagliacciata, nel senso che non è vero che fonda nessun partito chiamato virus, è una forma di teatralità di cui Sgarbi ha bisogno. Diciamo che ci sono due aspetti di Sgarbi: lui ha creato un suo personaggio che deve mantenere, quello è il personaggio televisivo, quello del capra, quello dell'aggressività, fa finta di lanciare le sedie, si alza in piedi, grida, offende. Quello è il suo personaggio televisivo che lo alimenta, perché se no in televisione non lo invitano più. Naturalmente chiunque prigioniero del suo personaggio televisivo deve continuare su quel filone, se no le comparsate, le ospitate spariscono. Un po' come Mauro Corona. Mauro Corona lui stesso ammette di essere prigioniero di quello che la gente vuol sentire, vuol vedere. Lui sa perfettamente che deve dire, fare, avere alcuni comportamenti, perché sennò poi non lo invitano più. Se lui diventa un commentatore serio, in un certo modo, che non fa notizie, allora non lo chiamano più. Ce ne sono tanti commentatori seri, quindi il commentatore serio fa poca notizia. Il commentatore che lancia le sedie, che grida, quello fa audience. Audience si tramuta in ascolti, quindi ascolti fanno arrivare pubblicità meglio pagata, e questo è così, l'azienda guadagna più soldi. Quindi il trash, l'uomo che grida capra, dove tutti stanno lì ad aspettare che Sgarbi si inalberi dicendo capra a qualche ospite come lui o alzandosi in piedi e gridando, e quello fa rimanere incollato al televisore le persone, e così si vendono le pubblicità a un prezzo più alto. Poi sulla dittatura, siamo qui contro la resistenza, contro una dittatura fascista. Io credo che neanche lui lo creda, però ha bisogno, a parte il suo personaggio televisivo, ha bisogno di alimentare anche il suo personaggio politico di controcorrente. Lui è così soddisfatto quando lo portano fuori di peso dall'aula, perché verrà ricordato nella storia della Repubblica Italiana come quello che veniva portato fuori dal Parlamento a braccio, no? Nel 2120 ricorderanno Sgarbi, un antico politico che veniva portato fuori di peso dal Parlamento. Beh, ognuno è prigioniero dei suoi personaggi, delle sue cose. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.